Io lo Registra. mandi. Ok. Accettiamo. Fatto. Apprezzo. Condividiamo. Ecco qua. Ci siamo? Sì. Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché si dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri, allungano le frange, si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente, di fatto non entrate voi e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito, e quando lo è divenuto lo rendete degno della Geenna due volte più di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite se uno giura per il tempio non conta nulla, se invece giura per l'oro del tempio resta obbligato. Stolti e ciechi, che cosa è più grande, l'oro o il tempio che rende sacro l'oro? E dite ancora, se uno giura per l'altare non conta nulla, se invece giura per l'offerta che vi sta sopra resta obbligato. Ciechi, che cosa è più grande, l'offerta o l'altare che rende sacra l'offerta? Ebbene, chi giura per l'altare per quanto vi sta sopra, e chi giura per il tempio e per colui che lo abita, e chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi è assiso. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi pulito. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morte e di ogni marciume. Così anche voi, all'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti e dite: se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati complici nel versare il sangue dei profeti. Così testimoniate contro voi stessi di essere figli di chi uccise i profeti. Ebbene, voi colmate la visura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come potete sfuggire alla condanna della Geenna? Perciò ecco, io mando a voi, profeti, sapienti e scribi, di questi alcuni li ucciderete e crocifiggerete, altri li flagellerete nelle vostre sinagoghe e le perseguiterete di città in città, perché ricada su di voi. Tutti
tutto il sangue innocente versato sulla terra, dal sangue di Abele il giusto fino al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia, che avete ucciso tra il santuario e l'altare. In verità io vi dico, tutte queste cose ricadranno su questa generazione. Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono stati mandati a te, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una chioccia raccoglie i tuoi pulcini sotto le ali e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa è lasciata deserta, è lasciata a voi deserta. Vi dico infatti che non mi vedrete più fino a quando non direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Sono parole severe. Allora, prima che tolga il testo, riguardate con attenzione qui. Perciò ecco, io mando a voi profeti, sapienti, scribi, di questi alcuni li ucciderete e crocifiggerete. Altri li flagellerete nelle vostre sinagoghe, li perseguiterete di città in città. E più ancora, Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono stati mandati a te. Quante volte ho voluto raccogliere, ma voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa è lasciata deserta. E poi qui, perché ricada su di voi tutto il sangue innocente versato sulla terra, dal sangue di Abele il giusto fino al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia, che avete ucciso tra il santuario e l'altare. In verità, io vi dico, tutte queste cose ricadranno su questa generazione. Ecco, la vostra casa è lasciata a voi deserta. Ho insistito, buonasera Fabrizia, ho insistito su questo perché quello che abbiamo letto alla fine spiega tante cose e la violenza di questa polemica. Chi scrive, scrive dopo che è successo tutto e come sapete ormai. Qui c'è una raccolta di testi che si formano magari in gruppi diversi e che poi qui vengono riuniti e fatta una specie di collage, no? Allora, voi avete visto, quando queste pagine si scrivono, è già successa la arriva Gloria, vediamo di farla entrare, se mi riesce a venire qua. Ci sono, eccomi. Non arriva. Sì. Va bene. Non ce la fa. Allora, vado avanti. E non riesce a collegare l'audio. Allora, dicevo, è già successo. Che cosa è già successo? È già successo che alcuni dei discepoli sono stati lapidati, perseguitati. Avete visto? Mando a voi profeti, sapienti e scribi. Sono quelli che hanno scritto queste cose. È la comunità dei primi cristiani. Voi sapete, qui si parla, vedete, di un crocifisso, ma questo è Gesù. La crocifissione la fanno i romani. La lapidazione invece loro. Voi sapete, tutti conoscete Santo Stefano. Giorno dopo Pasqua festeggeremo il primo martire lapidato. Santo Stefano lapidato. Probabilmente quando si scrive queste cose è stato lapidato anche Giacomo, il capo della comunità di Gerusalemme, il fratello del Signore. Quindi questa gente ha, come vedete, questo rancore, questo desiderio di vendetta e interpretano
la distruzione di Gerusalemme, il tempio che ormai è scomparso, è distrutto, come la punizione di Dio. Forse possiamo dire ancora di più come la vendetta di Dio per la morte del figlio e la punizione perché loro hanno ucciso non soltanto lui, ma anche alcuni di loro. Quindi noi li possiamo in qualche modo, come posso dire, difficile dire giustificare, però possiamo capire, insomma, siccome non siamo giornalisti italiani, non andiamo a dire voi perdonate. Ci asteniamo dal chiedere se perdonano. Vedete, non perdonano. Anche se avete visto, non mi vedrete più fino a quando non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ogni invettiva, secondo l'antico Israele, deve finire con la speranza. Quindi c'è la speranza che un giorno anche loro potranno dire benedetto colui che viene nel nome del Signore. Un'altra cosa che volevo farvi notare prima di tornare all'inizio è che qui avete sentito parlare soltanto di farisei e scribi, cioè e maestri della legge. Perché non si sente parlare in questa polemica contro i sacerdoti, i sommi sacerdoti, che quando leggeremo il racconto della Passione, sembrano loro i primi responsabili. Perché non sentiamo parlare di Sadducei? Per il motivo semplicissimo che questa gente non c'è più. La distruzione portata dall'esercito di Tito ha spazzato via tutta la casta sacerdotale, tutti i ricchi, i Sadducei, sono rimasti solo i farisei, che sono gli ebrei osservanti, quelli che, come diremo oggi, i cristiani che vanno la domenica a messa, insomma, questi sono i farisei e i maestri della legge, che noi chiamiamo con la parola che avete trovato qui in ebraico, rabbì. Noi oggi chiamiamo rabbini. Se voi cercate qui anche a Roma, i rabbini ne trovate quanti ne volete. Sono gli unici rimasti, sono gli ebrei che hanno portato la tradizione ebraica fino ai nostri giorni. Oggi non si chiamano più farisei, anche perché, come avete visto qui, i farisei sono brutti e cattivi, i rabbini però sono rimasti, quelli non sono stati cancellati. I farisei erano a quel tempo, era un nome molto comune, c'erano la maggior parte degli ebrei erano farisei, ce n'erano anche, abbiamo sentito parlare dei sadducei, c'erano quelli invece che erano ormai ellenizzati, ellenisti in qualche modo, si avvicinavano al mondo greco, cercavano anche di tralasciare alcune loro tradizioni, insomma, era, come abbiamo già detto altre volte, molto complessa la situazione del tempo. Ecco quindi. Chi scrive questa polemica sono questi primi cristiani, sono dei perseguitati e hanno questa polemica durissima contro gli scribi e i farisei. Noi abbiamo, la volta scorsa lo sottolineavo alla fine, abbiamo incontrato un rabbino che non solo diceva che Gesù aveva ragione quando diceva che il comandamento è uno solo, ma aggiungeva anche vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Il comandamento ama il Signore tuo, ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi la maggior parte dei rabbini, la maggior parte dei farisei erano persone per bene. E quello che dicevamo prima di cominciare l'incontro è che è diventato tutto ebrei, farisei, rabbini, non so se mi spiego. Non si dice c'è un rabbino poco per bene, questo si può sempre dire, no? C'è un fariseo o ci sono
10 farisei che sono poco per bene? C'è problema, ci saranno certamente stati 10 farisei poco per bene. Tutti i farisei, e questo quello che dicevamo all'inizio, bisogna sempre tenere presente quando si generalizza, quando si accusano tutti e non si dice ci sono quelli brutti e quelli che non lo sono, quelli che no. Ci sono dei responsabili della persecuzione, ma dell'uccisione, della lapidazione e della crocifissione di Gesù probabilmente non è responsabile nessun fariseo e nessun sadduceo e nessun maestro della legge. Sadducei sì, perché sono i sommi sacerdoti, ma i maestri della legge probabilmente no. Nessuno è responsabile né della morte di Gesù né della morte di qualcuno di loro. Ecco. E se ne è responsabile 10 persone, 20 persone. Qui invece sono tutti, e come sapete, la parola fariseo è diventata una parola che in italiano ha un significato di gente appunto falsa, di gente che dice non fa, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene? Se qualcuno di voi vuole dire qualche cosa, dica. Aprite il microfono però perché li ho chiusi. Nessuno parla? Quando, scusa, ecco, perché quando c'è il processo di Pilato si dice che i Si sommi sente male, si sacerdoti. sente male. Sì. Mi Bruno, sente si sente un po'. male? Sì. Bruno, parla bene vicino al microfono, per Sì. favore, perché non se no non si Dicevo, registra. perché quando ci fu il processo di Pilato a Gesù si disse che i sommi sacerdoti erano presenti in mezzo alla folla. No, l'audio No, non. non si sente. Bruno, c'è il microfono spento, aprilo. Adesso è aperto. Aperto. È attivo. Il Adesso è microfono aperto. è attivo. Mi Sì, adesso. sentiamo. Allora, Riprova. ripeto, Sì. perché quando fu scelto chi liberare Barabba o Gesù, Sì. si dice che i sommi sacerdoti che erano in mezzo alla folla aizzarono la folla per chiedere Sì, Barabba. sì, sì. Sì, Allora i sadducei c'erano. sì, sì. Al tempo di Sì. Gesù. È quello che stavo dicendo, Bru. C'erano, e E tu adesso hai detto invece. che i sadducei non c'erano più, erano stati spazzati. Ah, No. Bruno, sì. Oh. Allora, aspetta, se no non mi sono spiegato, evidentemente. Mi spiego bene. Quando si scrive questo testo che abbiamo letto, il tempio è stato distrutto, quindi il sacerdozio non c'è più, ma non al tempo in cui Gesù ha fatto il processo. Qui siamo 30 anni dopo, circa. Anzi, questo testo dicono che è più o meno del 70. Quindi se Gesù è morto nel 30, siamo 40 anni dopo. Eh? Allora, tu stai parlando del 30, io sto parlando del 70. Nel 70, o meglio, dopo il 70, nel 70, come sai, l'esercito di Tito, l'esercito di Vespasiano, ma comandato da Tito, ha distrutto tutto, il tempio è stato smantellato, qualche settimana fa c'era un signore che partecipa a questi incontri, che è un medico, un cardiochirurgo, fra l'altro, piuttosto, che stava a Gerusalemme e era andato lì per una consulenza, insomma, per parlare, e l'aveva portato l'amico israeliano a vedere gli archeologi che stavano andando sotto l'attuale spianata del tempio, a vedere i resti del tempio, e dice che si vedevano ancora i colpi di martello con cui l'avevano proprio scalpellato il tempio per raderlo al suolo.
al tempo in cui Gesù è stato condannato, i capi del popolo sono i sommi sacerdoti e il Sinedrio, e appartengono quasi tutto al gruppo dei Sadducei, che sono i ricchi capitalisti, sono i latifondisti, quelli che hanno il potere nelle mani e che sono amici dei Romani, perché cercano... Quando arriva l'esercito di Tito, distrugge la Palestina, c'è una strage piuttosto grossa, e questa gente sparisce, e il sacerdozio non c'è più stato in Israele, non ci sono più stati i sacerdoti. I sadducei non ci sono più stati, perché tutti i latifondi, tutti i romani si sono preso tutto, non so se mi spiego. Quindi rimangono solo i farisei e i maestri della legge, ed è questa la colpa, non tanto di chi scrive, ho cercato di far vedere, ho insistito sulle ultime righe proprio per dire: guardate, chi sta scrivendo sono dei perseguitati, non solo Gesù, ma sappiamo da Paolo, che come sapete era incaricato di andare in giro a catturare qualcuno di questi gesuani, di questi discepoli di Gesù. Sappiamo che Stefano è stato lapidato, lo sappiamo dagli Atti degli Apostoli, sappiamo che Giacomo, il capo della comunità di Gerusalemme, che è il fratello del Signore, il fratello di Gesù, che questo lo sappiamo da Giuseppe Flavio, anche lui è stato lapidato. Quindi quando in fondo al testo ho letto io mando a voi profeti, sapienti e scribi, alcuni li ucciderete, altri li lapiderete, ecco, stanno parlando di quello che è successo. E qual è quello che non bisognerebbe perdonare a questa gente? Ma come ho detto, insomma, se ti ammazzano un figlio, io non ti chiedo se puoi perdonare, ecco, non essendo un giornalista italiano. Però il fatto che loro vedano nella distruzione di Gerusalemme, perché ricada su di voi tutto il sangue innocente versato sulla terra, dal sangue di Abele è il fratello di Caino, fino a mo. Qualcuno suona, fammi vedere chi è. Giuseppe, ha detto Giuseppe Flavio. Sì. Io non posso guardare. Sono storico. Sì. Romano. C'è stato anche lì la pedata, ha detto. No. Sì, l'ha detto lui. No. Ha detto. Laura che arriva, adesso devo rialzarmi e riaprire. Chi è che stava parlando? Parlava lei, Don Checco, parlava lei, solo. Ah, no, adesso sentivo voci e quindi... Volevo solo segnalare un lapsus, quando lei ha detto che Santo Stefano si festeggia il giorno dopo Pasqua. Ha detto dopo Pasqua? Sì. Vabbè, questo, vedi, Bruno ride perché è abituato, tu non sei abituata, Giulia, te devi abituare, è il rincoglionimento senile, non c'è da È preoccuparsi. vero. Ho sempre scambiato i kiwi con i gaghi. Addirittura. No, beh... Parlando così, capito? Così adesso ho scambiato Pasqua con Natale, non è grave, ma capisse, certamente Santo Stefano è dopo Natale, lo sapete tutti. E che volevo dire? Dunque, stavo dicendo, avete visto tutto il sangue versato sulla terra dal sangue di Abele, fino al sangue di questo Zaccaria, figlio di Baraghia, che fra l'altro non si sa chi è. Io non, ho, tutte le volte che ho letto di qualcuno, dice: non sappiamo bene chi sia sto tizio, ma qualcuno di loro, perché qui siamo agli ultimi tempi. Quindi vedete, Gerusalemme, Gerusalemme, tutti che uccidi i profeti e lapidi, quelli che sono stati mandati a te, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, ma voi non avete voluto.
Ecco, questa è la situazione. Prego, accomodati. Dunque, ritorniamo da capo per dire adesso ci conviene fermarci su quello che questa gente riesce a dire di serio in questa pagina. Se i papi, i vescovi sapessero leggere il Vangelo, io avrei tribolato po' meno nella vita, molto meno. Ma siccome non lo sanno leggere, mi è toccato tribolare. Mo' adesso devo darvi spiegazione, conto di quello che ho detto. Allora, che cosa si rimprovera a questi farisei? Praticate e osservate quello che vi dicono, ma non agite perché dicono e non fanno. Questo è cosa banale, no? Tutti noi, se voi mi dite che dico e non faccio, vabbè, non mi offendo, sono scontato. Se mi dite, e qui fate attenzione, perché se succede. Oh, non mi avete capito, non mi sono spiegato. Se mi dite che io metto fardelli pesanti e difficili da portare sulle spalle della gente, allora avete tutto il diritto di arrabbiarvi, tutto il diritto di insultarmi, potermi dire tutti gli insulti che volete, perché io ho tribolato tutta la vita perché hanno messo carichi pesanti sulle spalle della gente. Uno lo conoscete tutti, però voi ci avete tribolato meno di me. La pillola anticoncezionale. Paolo VI, non so perché, per paura, secondo me per mancanza di fede, ma è eccessivo, ha detto che non si poteva. E la gente non poteva farne a meno, quindi il povero prete che stava in confessionale doveva sempre cercare di arrampicarsi sugli specchi e dire qualche cosa di me. Quindi, ma non è soltanto questo, perché molta dell'educazione cristiana, quella che io anche ho vissuto quando ero ragazzino, è mettere sulle spalle carichi pesanti, farti sentire che tutto è pesante, che essere cristiani significa tutta una serie di divieti, di proibizioni, di cose che non si possono fare, vedere il peccato dappertutto, eccetera, eccetera. Quindi una serie di pesi sulla coscienza delle persone. E questo ha comportato per molte persone la paura di Dio, la paura della punizione. Io sento anche oggi il Papa dire: non capisco come faccia a farlo, che l'aborto è un omicidio. Nessuno mai, non c'è nessuna legislazione sulla terra dal tempo di Adamo fino ad oggi che ha messo sullo stesso piano aborto e omicidio. Per l'omicidio ti danno l'ergastolo, per l'aborto ti danno 3 mesi. Questa è la legge in tutti i popoli della terra, più o meno, è detto numeri a caso. E io ho sentito persone, e questo capite che mi ha fatto tribolare un pochino, perché queste cose le ho sempre un po' sofferte, persone che avevano paura di essere punite nei figli. Quante volte? No, tante volte no, per fortuna, ma più volte ho dovuto dire: ma in che Dio crede? Ma come può pensare che Dio se la pigli con i figli che c'ha, perché lei una volta ha abortito? E fra l'altro era gente che si portava dentro un peso, un carico non indifferente, perché c'è gente per cui l'aborto è niente, ma gente, le persone che venivano a confessarsi, era gente che portava un peso, e un peso pesante, un peso troppo pesante. Non so se mi spiego. L'aborto non è una cosa bella, non è che sia favorevole all'aborto, credo che sia una cosa leggera, è una cosa che bisognerebbe evitare, ma fra l'altro, siccome i preti non amano i numeri, amano le teorie, amano i principi,
non solo i preti, a volte. Io qualche volta mi è capitato di dire, ma sempre magari mi capitava di rimanere ingiuriato, che prima della legge del divorzio, dell'aborto, c'erano, dico numeri a caso, 10.000 aborti l'anno, dopo la legge dell'aborto ce n'erano 5.000. E quindi chi è favorevole all'aborto? Chi cercava di impedire la legge o chi la voleva favorire? E chi voleva impedire la legge era favorevole all'aborto. Non si sognavano di pensare non si sognavano di pensare che loro fossero favorevoli all'aborto. Erano però, non volendo la legge, che ha diminuito notevolmente il numero di aborti, come è giusto che sia, perché meno ce ne sono e meglio è, evidentemente. Bene, qui ripeto, fate attenzione molta, perché i sensi di colpa sono, ogni volta che faccio questi discorsi, mi è capitato pure, ho fatto la predica, dopo la predica, che non succede quasi mai, due persone, allora si sentivano in colpa. Allora, che volevo dire? Che mettere pesi sulle spalle della gente è cosa che non fanno solo i preti, purtroppo, ma qualche volta anche i genitori e qualche volta anche gli insegnanti. Io ho visto crescere delle persone malamente, perché i genitori, il padre o la madre, chiedeva troppo ai figli. Per un certo punto della mia vita ho ringraziato molto il cielo perché mia mamma era una persona normale, non era una mamma di quelle, perché questo ho visto tribolare, specialmente delle ragazze, non poco, nel confronto con la mamma, che era una mamma di quelle, insomma, capaci e attive. Quindi, questa è una cosa seria perché ho visto mettere pesi molto pesanti, addirittura vite rovinate, perché si è chiesto troppo al figlio, che dare quello che non può dare, non per cattiveria, perché questi, no, no. I pesi si mettono credendo di far bene, credendo di stimolare, credendo di. E invece quando il carico è pesante, e quindi Punto so schiaccia. per esperienza che qualunque discorso si fa, tipo questo, e quindi se qualcuno di voi si è sentito mettere un peso addosso, non mi sono spiegato, cancellate subito, perché è un discorso pericoloso, proprio perché evidentemente ci accorgiamo che questo forse l'abbiamo anche sentito nella nostra vita, cioè qualcuno ci ha messo un peso e quindi il rischio che anche noi lo mettiamo. Ho detto forse troppe volte a mio padre che se deve, che deve bere. La domenica in cui ho fatto la predica, la signora ha detto: ma forse ho esagerato a dire, perché io lo faccio perché sicuri. Che poi attento, ma non sentirti un peso. Non so se mi sono spiegato. Se qualcuno vuole dire qualche cosa, dite, aprite il microfono e dite. Beh, certo che deve essere stato un colpo per tutti questi che si credevano maestri sentirsi fare sto discorso qua. Ah no, non l'hanno mai sentito. No. Io sono convinto che chi scriveva queste cose pensava a noi. Guardate, come si può pensare che qui parlino agli scribi e ai farisei o ai maestri della legge? Ma voi, Gesù si rivolse ai suoi discepoli, ma voi non fatevi chiamare rabbì perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli, e non chiamate padre nessuno sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste,
e non fatevi chiamare guida, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Ora, la chiesa in cui io sono vissuto è stata piena di padri, di guide e di maestri. Il Papa non solo si chiama padre, ma santo padre, cosa che un antico ebreo, se chiamasse qualcuno santo, avrebbe... No. Però d'altra parte la Chiesa ha sempre pensato di essere l'unica depositaria quello che diceva all'inizio, il Papa, i papi, i vescovi, i preti non leggono il Vangelo, leggetelo, così tribolamo meno, no? Sta scritto qua chiaro, no? Non chiamate nessuno. Ma quando io ero un giovine prete, cioè avevo 24-5 anni, cioè mi chiamavano prete gente che potevano essermi nonno, sì, perché sì, ce n'avevano 80. È il modo normale di chiamare. È forse solo una questione di parole, sì. Non è solo una questione di parole, per questo no, le parole hanno il loro peso, ma a volte si adoperano senza pensare al significato. Appunto dico, se io devo chiamare il Papa Santo Padre non mi dà fastidio, ma se il Papa si ritiene infallibile, la cosa è una poco diversa, o no? In un dogma. Appunto dico, è una cosa diversa. Quindi sentirsi padre, sentirsi maestri, sentirsi gente che può sentirsi infallibili, quello è stato mio nonno a volere l'infallibilità, la dichiarazione dell'infallibilità. Magari sono cose quanto parla ex cattedra, però insomma... Ex cattedra o non ex cattedra, uno che si definisce... Ma queste cose qui, ma che ci stanno scritte a fare? Non so se mi... Qui non chiamate nessuno padre, su... no? Hai avuto modo oggi di leggere sul Corriere della Sera l'intervento di Enzo Bianchi, l'intervista di Enzo Bianchi? È una bella intervista che ci fa riflettere, parla proprio di questo tema. Enzo Bianchi, no? Il priore del Mosela. Sì, sì, sì. Che diceva Enzo Bianchi? Si parla troppo della Chiesa e meno di Gesù Cristo. Con il Concilio Vaticano II si è arrivato ad una riforma della Chiesa per portare il Vangelo nel mondo. Poi però ci si è ripiegati molto sulle stesse attività della Chiesa, che si è posta sempre come dominus della storia, ha creduto che tutto dipendesse da lei stessa, dimenticando la scelta di spogliazione che perfino Cristo ha compiuto nel suo status di figlio di Dio, altre due righe sole. Ecco, piuttosto di avere la pretesa di dover e poter dire tutto su tutti e su tutto, di essere maestra e guidare gli uomini, la Chiesa dovrebbe tornare a spogliarsi e a camminare accanto agli uomini con compassione e umiltà per offrire a tutti la grande speranza della resurrezione. Beh, la butta in questo senso. Ecco, questo è, sta su Corriere della Sera, siete già anche sul sito. Sì, sì, lo so, sì, sì. Mi guarderò bene dal leggerlo. Sì, sì, sai, però sai chi parla? Curioso, bisogna leggere tutti. Sai chi parla? Sai chi scrive? Ce l'ha contro... Padre Enzo Bianchi. Lo so. Padre con 4 P. Sì, sì. Sì, sì, vai, sai. Padre con 4 P. Quindi... Questa gente perché non tace? Perché non si mette davanti allo specchio prima di parlare dei padri? Ha fatto il padre per tutta la vita e aveva sai la coerenza senza sapere che cos'è, non lo conosce e parla da padre e tutti gli dicono oh, bravo, questo è bravo, è il padre, dialoga, confrontati, lascia di vabbè. A me mi hanno insegnato a leggere tutto per una vita. Sì, no, ma è giustissimo. Però non posso sapere. Leggere tutto è giustissimo. È anche giusto criticare quello certo, che... Certo, certo, certo. No, ma l'ha detto tranquillo. Leggerlo, accettare, confrontarsi e mettersi in questione. Perché bisogna mettersi in questione. Però bisogna anche dire... Giovine, se parli di questo, sii coerente, non fa il padre. E perché l'hanno allontanato dalla comunità? A questo non sono riuscito a capirlo, ma probabilmente perché voleva fare il padre. Sì, sì, era stato declassato. Perché l'avevano sostituito. Non ne potevano più, hanno detto, oh,
Strano, perché per esempio era spesso chiamato in quella tradizione. Sì, no, ma è una persona, io l'ho ascoltato varie volte, dice tante cose buone, no? Però anche altre che sono molto criticabili. Quello che si è sempre però presentato e nella sua comunità è sempre stato, e quello che ha portato poi il conflitto per cui l'hanno allontanato, si è sempre sentito il padre con la P maiuscola. Ecco perché dico, no, certo, parla contro i padri, tu hai perfettamente ragione, certo. Qualcun altro, insomma, no? Cioè, non ti senti tu, cioè non fai un po' di dire sì, anch'io ho, no. Io da quando mi sono reso conto del fardello pesante, ve l'ho già detto qui due volte, e quando ho fatto la predica in chiesa due o tre domeniche fa, mi sono scordato di dirlo, e poi mi sono accorto che dopo la messa c'erano un paio di persone che senza volerlo gli avevano messo un peso sulle spalle. E questa è una cosa che si dovrebbe fare. Dovresti dire, ho tolto il peso, lo dicevo ieri, ve lo posso ripetere pure a voi, che io sono convinto di aver fatto molto poco nella vita. Per me la parola, ma lo sapete perché siete abituati ormai, per me la parola che conta è quella, basta un bicchiere d'acqua, no? Allora, quindi io davanti al Padre Eterno di un bicchiere d'acqua c'ho i testimoni, ma ieri mi rallegravo perché posso avere due o tre testimoni che mi hanno detto, Don Che, lei mi ha tolto dal cuore la paura di Dio. Io credo che sia un complimento, l'ho sentito sempre come un bel complimento, non so se è vero, ma insomma quello lo dicevano e mi ha rallegrato, e davanti al Padre Eterno dirò, guardi, chiami un po' quello che ha detto, io gli ho tolto la paura, quindi sono più che diritto al paradiso. Dovremmo in maniera non fideistica ora fare un esame sulla frase esame di coscienza, cioè questo è importante, questo, cioè riflettere, o ci aiuti a riflettere sul cosiddetto esame di coscienza, non adesso, quando vorrai. L'esame di coscienza è una cosa buona, queste sono, Sant'Ignazio ci ha speso la vita sull'esame di coscienza, ma lì bisogna sempre fare una certa attenzione a quello che stavo dicendo adesso. Cioè l'esame di coscienza è qualche cosa che è bene che ciascuno di noi si domandi, se lo può domandare anche ogni giorno. Ho fatto qualche cosa di male? Ho offeso qualcuno? C'è qualcuno che va a dormire stasera afflitto perché io gli ho fatto un torto? Perché io... Questo, domandarsi questo, ma bisogna domandarselo con serenità. Bravo. Non domandarselo come un peso, come il fatto che se non te lo domandi non sei buono. Domandarti con domande che non hanno senso. Non può un adolescente domandarsi e andare a dormire con paura di andare all'inferno perché si è masturbato. Certo. Non so se mi spiego. Quindi penso che un po' si è persa questa paura, però. Penso che si sia persa parecchio questa paura. Non ci illudiamo, perché guardate che, ve lo dico per esperienza, perché ho fatto questo mestiere per tutta la vita, che il senso di colpa se lo deve porre anche il gruppetto d'amici che stanno insieme. Perché il senso di colpa lo metti perché non sai rispondere bene, non sei stato cortese con quella ragazza, perché non hai fatto... Non so se mi spiego, cioè noi mettiamo pesi sulle spalle della gente senza accorgercene, indipendentemente dal mondo religioso, dal mondo... Non so se mi spiego. Quindi anche questo potrebbe essere un esame di coscienza attento, no? Cioè, ho messo un peso sulle spalle di qualcuno, mettere un peso, puoi domandarti, ho fatto soffrire qualcuno oggi? Però devi essere capace di rendersi conto, di vedere chi soffre. Perché se non sei capace di vedere uno che soffre per una tua parola, non sai guardare, non so se mi spiego. Sì. Quindi
essere attenti a ciò, non so se mi sono spiegato. Certo. Se l'esame di coscienza è questo, fatto con leggerezza, per migliorare, non per sentirsi schiacciati, colpevolizzati, incapaci, cattivi, destinati all'inferno, ma posso far meglio? Posso domani posso chiedere scusa a quello oppure questo è qualche cosa che aiuterebbe l'uomo ad essere migliore. Quindi esame di coscienza sì, ma cosa? Non so, una cosa leggera, tranquilla, che non mette pesi, che aiuta a migliorare. Però Don Checco, senti, voglio dirti una cosa, ma il senso di colpa, no? Il senso di colpa non ha niente a che fare con il fatto di essere un credente, perché il senso di colpa è un aspetto psicologico dell'individuo, sì. Cioè, esiste dentro di noi. È quello che stavo dicendo adesso, dicendo che ti può venire anche il senso di colpa perché non ti sei vestito in un certo modo e non ti sei comportato bene. Non c'entra niente con la fede, secondo me. E qui bisogna anche distinguere le parole. Senso di colpa ha un significato normalmente, anche perché sul senso di colpa, se voi parlate con qualunque psicologo, ve lo parlare per tre ore, insomma, no? Un senso molto negativo. Distinguiamo il senso di colpa dal rendersi conto che io ho sbagliato. Certo, certo. È una cosa positiva. Cioè, certo. Se io mi rendo conto che ho sbagliato e lo vivo come ho sbagliato, cerco di riparare, no? Il senso di colpa è ho sbagliato, non so buono, non so capace. Quindi mi sento uno che non si muove, non so se mi spiego. Sì, questo è il senso di colpa. Il senso di colpa schiaccia. Invece il dire ho sbagliato, posso cambiare, questo invece spinge in avanti. Questa è consapevolezza. È una differenza molto sottile, molto delicata, per cui bisogna stare molto molto attenti a questi discorsi. Lo dico per esperienza. Quando tu vuoi aiutare qualcuno a far migliore, rischi di mettergli un senso di colpa. E il senso di colpa non lo fa migliore, lo schiaccia. Come posso dire? Lo fa sentire incapace. È una cosa delicata, non so se mi spiego. Certo, sì, grazie, sì, sì, sì. Questo per esperienza, forse sono eccessivo, forse no. Fate attenzione a ciò, perché è ragionevolissimo cosa quello che stai dicendo. Molto delicata, perché specialmente quando parliamo di persone a cui vuoi bene, quando parliamo di figli, di alunni, di che in qualche modo sentono l'allenatore che gioca, che fa l'allenatore di calcio con i ragazzini. Tutte queste cose, cioè, facilmente rischi, cercando di stimolarlo, di dire sei un incapace, tu non puoi. Certo. A questo bisogna essere attenti. Ci torneremo quando parleremo la prossima volta. Grazie. Anche uno ne conosco che si sente così. Ma dove stanno questi che si sentono che si sentono di sé? Si fanno tutto il ragionamento, ma non esiste, io non ne conosco neanche. Non ho capito. No, voglio dire, di quelli che, delle persone che conosco io, nessuno fa questo pensiero minimo di dire, ma forse vediamo un po' dov'è che posso, che cosa posso fare, ma manco da capa, ognuno si sente il Padre Eterno, ognuno ha fatto sempre bene, non ha fatto mai niente. Io non ne conosco nessuno. No, c'è tanta gente che oppressi, questi ragazzi oppressi dai genitori, perché ma quando stanno proprio non esistono più, ma dura, non hai conosciuto nessuno? Nessuno, assolutamente nessuno. Sono consapevolissimi di quello che fanno, se ne strafregano e vanno avanti così. Ma chi è che li fermi? No, vediamo tutti i Fabri, guardate intorno, guarda se ci sono, certo bisogna avere
essere attenti, avere confidenza con qualcuno, ma io ne ho conosciuti più di uno di gente che ha tribolato perché i genitori gli hanno chiesto quello che non potevano fare, lo volevano che diventasse ingegnere e quello non era bello. Io ne ho visto gente, ho visto delle vite rovinate, sì, addirittura. Non so se io questo non... Genere è uno io non sto generalizzando, sono cose che io ho visto, non sono casi che ho visto, ne ho visti 100, ne ho visti 2, 3, 4, forse qualcuno in più, perché la mia vita è lunga e di gente ne ho conosciuta tanta, di ragazzi ne ho conosciuti, ne conoscevo adesso non più, ma ho visto crescere tante persone e ho visto soffrire tante persone. Oh, guardate, si parla di anoressia. Visto molto una. Molto dipende da quello, eh. Si sentono come no, si chiede cose che non possono dare. L'anoressia viene da quello, eh. Queste sono cose che scienza ormai. Cioè, è gente che sente di non essere come di che il mondo, e qualche volta sono i genitori, qualche volta sono il mondo che gli sta intorno, di essere come deve essere. Oggi c'è l'idolatria della magrezza, per cui queste ragazze devono essere magre, ma c'è gente che ci muore, oh, sono numeri, sono statistiche. Quindi che tu non abbia mai visto nessuno così mi sembra un po' strano, perché insomma ce ne sono parecchi. Cercando nella memoria per capire chi fosse. T'ha detto bene Fabria, non avevi conosciuto nessuno. No, anche perché poi queste sono le persone. No, dice bene perché hai visto persone soffrire. E a me vedere persone soffrire mi ha dato sempre un grande fastidio, un grande no? Condividere il cammino con persone che tribolano, che soffrono. E ho sentito che se per caso dipendesse da me era la colpa più grande. Il vero peccato per me è quello, non ci sono peccati. L'unico peccato è far soffrire qualcuno, far tribolare qualcuno, altri peccati non esistono. Mamma, posso andare a ballare stasera? Vai, ma ricordati che dai un dispiacere a tua madre. E questo è classico, è un classico. Adesso le cose... lo diceva, almeno ai tempi miei si diceva. Adesso pare che le cose siano... Adesso ti fanno ridere. Un po' arrebotando, cioè che non ci siano più genitori capaci di chiedere qualche cosa. Che ricattano i figli, ma purtroppo ricattano. L'altro, con la paura di non dire mai un no, di non fare mai... soffrire qualcuno, non quei no che invece sono necessari per crescere. Si è invertita la rotta, sì, no, in maniera sempre è complicato Campano, non è così semplice a volte, per cui bisognerebbe anche essere un po', ma sa, ci insegnano a fare gli insegnanti, ci dovrebbero insegnare a fare i preti, ma quasi nessuno insegna ai genitori a fare i genitori, che è il compito più difficile che ci sia. Non esiste questa è scuola. È così. Come, qui ritorniamo al fattore C. Sì, è vero. Perché una volta, ricordo che stavo seduto là, un signore, io dicevo, non so, non ho ancora capito come si fa a far crescere bene un figlio. E c'è un signore anziano qua. Ah, ma io lo so bene. E che... la fortuna. Ah, che la fortuna, allora. Allora va bene. Dunchetto, buonasera, io vado in segreteria. Saluti ciao, a tutti. Buonasera, saluti. Grazie, grazie per il tuo lavoro. Ciao. Ma noi possiamo anche chiudere perché sono le 6, ormai se qualcuno deve dire qualcosa, se no ci vediamo la prossima settimana. Scusa della devianza, ma faceva parte comunque del contesto generale dell'argomento. Che cosa? No, dico scusa la devianza dell'argomento, ma credo che invece stavamo nel tema sotto tanti aspetti. Quale devianza? Quella del all'inizio dell'esame di coscienza, nel senso invece... No, ma è perfettamente coerente con l'esame di coscienza, certo. Infatti, appunto, mi sembra... L'esame di coscienza è una cosa positiva, purché non te lo faccia uno che si sente padre, guida, maestro. Certo.
purché non serva a metterti pesi, a metterti sensi di colpa. L'esame di coscienza è una cosa che ogni uomo dovrebbe far parte della nostra vita, no? Perché certo, sia fatto con serenità, con tranquillità. Cioè io dovrei la sera, che te lo diceva Sant'Ignazio, ma insomma, la sera, ma oggi ho fatto qualche cosa che non andava, c'è qualcuno che ha sofferto, devo chiedere scusa a qualcuno domani? Beh, chiedersi questo, no? È una cosa buona. Quelli che abitano qui nei palazzi intorno a me dovrebbero domandarsi ogni sera: ma per caso ho buttato una busta per terra? Ho lasciato il secchio della mammezza per terra, visto che il secchione era pieno? Se se lo domandassero, io uscirei un po' più sereno a non vedere tutta la mammezza che c'è davanti casa. Non so se mi spiego. Quindi farsi queste domande semplici, e che poi significa che se il secchio è pieno me lo riporto a casa e vengo domani, cosa semplice, non lo fanno. E quindi questo esame di coscienza che faccio? Metto un cartello, Augusto? Certo. Domandatevi la sera, quando andate a dormire, se avete lasciato sacchi per strada. Non credo che gli vengano sensi di colpa, gli potrebbero pure venire, però, capito? No, sta tranquillo, non gli vengono, tranquillo. Va bene. Grazie anche. Si vengono in tutti i modi. Va bene, gente, allora, alla prossima, grazie. Salutateci Genova. Buona serata a tutti. Grazie, arrivederci. Buona serata. Da Genova. Ciao. Genova. Ciao. 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 Termino.